Diamo il benvenuto a Lidia Menapace, che è stata spesso nostra ospite, partigiana, pacifista, femminista, militante, come si definisce. Allora, Massimiliano Fedriga, ci spieghi cosa c'è di buono in questa vostra proposta di tassazione della prostituzione? Sì, che non è il modello che abbiamo visto adesso nel servizio, perché noi chiediamo più regole. Regole per togliere queste persone dalle strade, regole perché ci siano dei controlli sanitari, regole perché anche si paghino le tasse. Con la presa di coscienza che l'alternativa non è debellare la prostituzione, ma che esista nell'illegalità, nelle situazioni di degrado, anche sociale e urbano. Pensiamo per esempio in molti rioni dove la prostituzione deve convivere magari con delle famiglie che portano i bambini per strada. Pensiamo che la regolamentazione possa andare ad affrontare e risolvere il problema e ovviamente anche portare delle risorse. Se mi permette però, se posso collegarmi... La posso collegare dopo il discorso di prima, perché ora stiamo vedendo le varie ipotesi se sono sensate. Sì, dammi una pace, sì, che ne però dicono si possono però tagliare i soldi agli agricoltori di ora nuovo, arriva, hanno già messo di agricola, hanno già messo di agricola, e pensare che la gente fa il giro del mondo in trattore mi sembra ridicolo. Le piace questa proposta della Lega? Ma veramente non la capisco, perché in Italia la prostituzione non è un reato, di conseguenza cosa vuol dire legalizzare la prostituzione? Regolamentare. Se significa ripristinare... Beh, regolamentare in che senso? Fare dei bordelli più controllati? No, nel senso che ci siano dei controlli sanitari. Guardi là, così la nel senso bene. Che ci siano controlli sanitari, ma che per... magari qualcuno paghi le tasse e che magari non ci siano delle zone urbane dove vivono delle famiglie degradate con prostituzione sotto casa. Non mi sembra una misura di inciviltà, mi sembra una misura di buon senso.